Benvenuti all'Allianz Stadium di Torino, 37esima giornata del campionato di Serie A, il giorno di Juventus contro Inter. Punti importanti nella speranza di poter agganciare ancora una delle prime quattro posizioni, che significherebbe zona Champions League. Juventus, 9 volte campione d'Italia di fila in carica, affronta i neo campioni d'Italia dell'Inter, che in questo momento capeggiano la classifica e la capeggeranno fino al termine del campionato. Dobbiamo morire sul campo, perché non siamo morti, possiamo rialzarci con la voglia di portare a casa il risultato, solo questo conta oggi, Vogliono venire qua a fare i fenomeni, a festeggiare, non dobbiamo farglielo fare, Dobbiamo impedirgli di festeggiare, dobbiamo noi vincere. Ragazzi, andiamo. Dai, che ci siamo. Eccola qua la formazione nerazzurra che scende sul prato verde. Giorgio Chiellini, capofila, il capitano in questa partita molto molto importante. 4-4-2 per mister Andrea Pirlo. Tutto pronto, tocca CR7 giocare il primo pallone di questo match. Danilo vuole il cross, lo trova in mezzo a cercare Chiesa. Colpo di testa, la sponda, attenzione Kulusevski. Primo squillo della squadra bianconera, lo porta Dejan Kulusevski. Prova a ripartire l'Inter con Lautaro Martinez, non vuole fare fallo Bentancur. C'è il cartellino giallo per Rodrigo Bentancur per il fallo su Lautaro Martinez. Puntalo Fede! C'è il recupero della Juventus con Chiesa, di fronte Skriniar, Chiesa ancora, finta contro finta, Chiesa, la conclusione di Chiesa, il tiro viene deviato, ancora Kulusevski, tiro deviato questa volta da De Vrij, calcio d'angolo per la Juve, una buona opportunità. Quadrado, il suo traversone in mezzo, attenzione, tirato giù il giocatore della Juve, c'è un contatto, calcio di rigore per la Juventus. È la data. Cristiano è pronto per andare a battere, fischia l'arbitro. Parte il tiro di Ronaldo, la parata e poi Ronaldo! La Juventus è in vantaggio! Juventus 1, Inter 0, ha segnato, ancora il re, ha segnato, CR7! Barella di fronte De Ligt, viene tagliato fuori dal passaggio per Eriksen. Eriksen a sua volta per Darmian. Darmian punta Danilo, palla dietro per Eriksen. Bentancur prova a uscire dalla morsa dei giocatori dell'Inter. Calcio di rigore per l'Inter. Lukaku contro Szczęsny. Il tiro di Lukaku, la palla in rete, il pareggio dell'Inter con Romelu Lukaku. 35esimo minuto nel corso del primo tempo, Juventus 1 Inter 1. Ronaldo, la palla su Danilo verso Kulusevski, dai vai Danilo, punta la porta, attenzione verso Kulusevski, Danilo parale vicino per Ronaldo per Kulusevski, va lo svedese, vuole il cross in mezzo, lo trova, attenzione dietro per Cuadrado, la conclusione, la Juventus è in vantaggio, Juan Cuadrado, destro, secco, deviato, Fabian Andanovic, Juventus 2, Inter 1, proprio allo scadere, al terzo minuto di recupero. Bravi, l'atteggiamento è quello giusto. L'abbiamo fatto bene, ma non basta, Bisogna tenere fino al 90esimo. Giusto. La pressione è perfetta, non dobbiamo boccare. Loro, se vogliono buttare la palla col portiere, deve rimanere lì. Adesso devono solo velocizzare loro. Quindi, palla al portiere, noi stiamo fermi nelle posizioni. Se vogliono giocare veloci, devono giocare loro. E quando ci siamo in possesso, dobbiamo avere pazienza di girare. Una volta, due volte, poi si libera Rodrigo per andare ancora poi sull'altro terzino. Non bisogna aver fretta che andiamo lateralmente, bisogna andare direttamente sugli attaccanti. No, giriamo, a questo punto si trova Rodrigo, perché loro due giri non ce la fanno a girare con i due attaccanti. Non possiamo dare un cazzo, bisogna portare a casa la partita. Sta per iniziare la ripresa di Juventus-Inter, match valido per il 37esimo turno del campionato di Serie A. Attenzione al rischio di Danilo, palla dietro per Chiellini, colpo di testa, fallo sull'olandese commesso da Kimi, calcio di punizione per la Juventus. Ancora Lukaku, viene rimontato da Bentancur che lo tocca, calcio di punizione per l'Inter, cartellino rosso per Rodrigo Bentancur. Juventus in inferiorità numerica al decimo minuto del corso del secondo tempo, Bentancur espulso. Cambio nella Juventus, dentro McKennie, fuori Kulusevski,
Eriksen con il destro. La parata di Szczęsny. Sicuro, impresa a bloccarla. Fuori Ronaldo, dentro Morata. Questo è il cambio numero 2 per Andrea Pirlo. Fuori Chiesa. Dentro Demiral. Ancora Lautaro Martinez, palla larga verso Lukaku, prova a saltare Chiellini, comunque è decisivo con la sua scivolata di tacco Rabiot. Perisic rientra sul destro, il suo traversone in mezzo, attenzione, palla sul palo lungo per Hakimi, va all'aggancio, Hakimi forte in mezzo, De Ligt, si prende anche un calcio da parte di Lautaro Martinez. Gigio, Gigio! Barella, Barella punta Demiral, Barella il suo cross in mezzo, attenzione, deviazione, l'autogol di Chiellini. Pareggio dell'Inter con l'autogol di Giorgio Chiellini. Cartellino giallo per protesta al capitano della Juventus. Chiellini, largo su Cuadrado. Cuadrado mette giù il pallone, ancora Juan, punta l'uomo, se ne va via sulla destra, ancora Cuadrado, attenzione, la vuole mettere in mezzo, tirato giù, attenzione, calcio di rigore per la Juventus, per il fallo su Juan Cuadrado, altro episodio, altro contatto, altro penalty. La prima volta tiro rigore con la maglia della Juve, Cuadrado parte, tiro di Cuadrado, la palla in rete, Juventus 3, Inter 2, perfetto, il penalty di Juan Cuadrado all'angolino, doppietta personale, minuto numero 88. 3-2, finisce qui la partita, Juventus batte Inter 3-2, la Juventus è ancora viva per la zona Champions League, raggiunge quota 75 punti in classifica. Bravo!